dobbiamo rendere questo paese ingovernabile, perché non ci stiamo a stare zitti mentre ci viene massacrato il futuro. Un paese che è stremato indipendentemente dallo status di cittadinanza che uno abbia, italiano, emigrato, sono parole, parole fatte da qualcuno per dividerci, ma in realtà è un'altra, che noi siamo uniti, uniti in queste lotte. Per me quando si parla di lotta non bisogna semplicemente immaginarsi l'insurrezione della piazza che va a scontrarsi con le forze dell'ordine. Cioè cazzo, la lotta di tutti i giorni è questa, è le persone che si presentano a fare lezione, migranti appunto, senza prendere un soldo, anzi dovendo organizzare, dovendo lavorarci, tornando a lezione e insegnando a persone che altrimenti non avrebbero la possibilità. La Paz è la stessa identica cosa. Scanna, Ciccio, Alfredo, tutte persone che ci stanno dietro fanno un lavoro che va al di là della partita di calcio, per la possibilità dei migranti di giocare in una squadra che sia antirazzista. Quando fai entrare della gente qua, si lavora insieme, ci si ferma un attimo, si parla, questa significa creare socialità, non è aprire un negozio e montare le bici. Quello che stiamo cercando di fare comunque penso che derivi da una tendenza a realizzare l'utopia, no? Se no non faremo quello che stiamo facendo. Ci hai seguito dall'inizio e questo è quanto. Parma abbiamo un mostro, fra i tanti mostri. Il mostro si chiama Inceneritore. L'amministrazione di Parma, che è arrivata qui perché è stato il frutto di una mobilitazione che dal basso ha fatto cadere la giunta di Ignari, noi ci aspettavamo coraggio, questo coraggio non c'è perché ad oggi state gestendo resistenza. Bravo! Abbiamo scelto, non molliamo mai, la massa al massimo che sceglie è tra Mediaset e Sky. È stato bello, è stato bello. E lo rifamo!